Innanzitutto grazie, perché è bastato fare una storia su Instagram dove vi ho mostrato che erano tornate di nuovo disponibili le patch e praticamente ne avete già prese un sacco in 2 giorni. Guardate qua quante buste che stanno già per partire, praticamente quando vedrete questo video saranno già belle che partite, e qua ci sono anche le tesi. Se per caso qualcuno di voi è interessato all'acquisto di una delle patch, o perché no anche della mia tesi, che non è altro che un libretto che si legge tranquillamente in una giornata, che contiene un po' tutte quelle che sono le mie esperienze sia dal punto di vista del software tecnico, dal punto di vista del canale YouTube, ma anche tutto quello che riguarda un po' le aziende, insomma, se siete interessati mandatemi una mail alla solita mail ricoersoft@gmail.com. volendo potete scrivermi anche su Instagram, però preferisco per mail perché è più facile che io non me le perda ed è tutto più sicuro. Questo è sicuramente il gesto più mirato che possa esserci da parte vostra per poter dare un supporto al canale, quindi ringrazio di nuovo tutti e noi continuiamo con il video. Ma perché devo sempre avere del disagio ogni volta che mi devo riprendere? Ok. Come avrete ben visto, l'argomento principale di questo vlog è il computer, il mio bel bambino, eccolo lì dietro in tutto il suo splendore. Sono contentissimo perché l'altro computer ce l'avevo da circa 4, forse 5 anni. Diciamo che andava ancora bene, però volevo quella spintina in più, dato che comunque il computer io lo utilizzo tutti i giorni, sostanzialmente, è la mia fonte di lavoro, quindi insomma... ci sta. Voglio assolutamente ringraziare Nicola, che è stato il ragazzo che mi ha montato il computer che avete visto nel video insieme ad altri amici. Ragazzo davvero in gambissima, che mi ha fatto un lavoro davvero favoloso, mi ha anche aiutato a sistemare delle cose a livello software che non riuscivo a venirne fuori. Inoltre è il gestore di una piccola realtà tutta italiana chiamata Hydra, nonché un'azienda che si occupa di produrre delle scrivanie computer, quindi praticamente immaginatevi queste grosse scrivanie con un piano in plexiglass o comunque vetro temperato, quello che è, dove al di sotto vedete tutti i componenti del computer, quindi è una roba stratosferica. Loro sono specializzati in quello, però fanno anche altre cose come dei case per computer, componenti anche diciamo a livello di cablaggi e cose di questo tipo. Vi lascio chiaramente qui sotto il link in descrizione, fateci un salto anche perché hanno un sito che è davvero tanta roba, e dato che ci sono ne approfitto anche per dirvi altre 2-3 cose. Come avete visto, gli ultimi video erano principalmente delle partite svolte al Junior Software Camp con l'SSG10, ovvero il fucile da sniper nuovo di Nobrish. Dai, ci siamo, lo prendiamo qua. Per chi ancora non lo conoscesse o non avesse ancora visto la recensione, vi lascio qui il link per andarlo a vedere. Chiaramente in questo caso è stata montata la scocca A2, quindi quella della Maple Leaf, che è un po' caruccia, però vi cambia il fucile da così a così, non tanto in termini di prestazione perché non cambia niente, però è tutto un altro fucile, è veramente massiccio, più pesante, più robusto, lo potete lanciare ovunque, è tanta roba. Anche se la mia corporatura non troppo gigante e le mie mani, che sono comunque abbastanza piccole, mi fanno prediligere di più il comfort della scocca A1, quindi quella da VS10, che chiaramente è molto più maneggevole. Però questa, mamma mia, che figata, cioè vi fa sentire proprio la presenza. Quindi tutte le ultime partite che ho fatto le ho fatte apposta con questo fucile, per 2 motivi. Sia perché voglio sempre di più avvicinarmi al ruolo dello sniper, perché mi piace, mi sta piacendo, e pensavo comunque fosse molto più monotono, invece ho proprio scoperto che è nel mio stile di gioco un po' questo tipo di movimento, quindi si tratta di un ruolo per la quale c'è molta sinergia. Inoltre perché volevo proprio vedere come si comportava questo fucile con la molla ovviamente da 1 joule rispetto a quella che ho provato in Austria, che era da 3 joule, e devo dire che nonostante questo, con dei pallini abbastanza pesanti intorno agli 0.30-0.33, si comporta molto bene. In tutto questo la cara e buon vecchia SOD mi ha anche fornito di un setup dedicato, chiaramente, che utilizzerò per fare lo sniper, però sicuramente questa è una tipologia di giacca e pantaloni che non disdegna anche chiaramente l'utilizzo per un setup d'assalto. Infatti mi sa che utilizzerò sempre questa perché è la mimetica più buona che ho. Poi c'è questo fantastico tessuto elastico che si dovrebbe chiamare Schöller, se non sbaglio, un tessuto che è veramente una figata, resistente, elastico al punto giusto. E poi insomma ci sono tutta un'altra serie di tecnicismi, soprattutto legati ai pantaloni, che sono tanta roba, finalmente dei pantaloni comodi e resistenti. Comunque non sto qua a dirvi troppe cose riguardanti questa mimetica perché vi porterò proprio una recensione dedicata, e anche poi al setup sniper completo, che comprende anche la mantellina con il cappuccio. Questa qui, per intenderci, è la mantellina SOD
da sniper, fatta chiaramente da Dio, cuciture impeccabili, resistentissima, vi ci potete letteralmente appendere. E su questa base ci costruiremo una ghill suite. Qua c'ho tutto il materiale, ci sono dei sacchi di juta ancora da sfilacciare, della vecchia juta, poi ci sono anche delle mazzette di juta già colorate di verde e marrone che sono state fatte al Junior Software Camp. Ringrazio il nostro collega amico Russia del Junior Software Camp perché è stato lui a fornirmi di questo materiale. E per finire vi parlo di un ultimo progettino che ho in mente. Questi pezzi vi ricordano qualcosa? Qui dentro c'è il mio caro e buon vecchio MK18 smembrato. Probabilmente questo ve lo ricorderete tutti. Lower receiver. E qua dentro ci sono tutta un'altra serie di pezzi come il calcio, il gearbox. Questo è nuovo di pacca perché è quello che era presente sul MK18 dell'Evolution, perché sapete che il mio nuovo MK18 è una fusione tra il Vortec e quello dell'Evolution. Insomma, sostanzialmente qua ci sono tutti i pezzi che componevano il mio vecchio MK18. Con questi farò un progettino, non vi voglio spoilerare niente perché sarà una sorpresa e sarà sicuramente un qualcosa di molto piacevole, almeno lo spero. Quindi siccome ho già sentito varie persone che mi hanno detto: Rico, ma vendi il vecchio MK18, mi potresti vendere solo il calcio, mi potresti dare solo il RIS, ci sto lavorando. Tra poco andrò anche via in montagna per qualche giorno, giusto per staccare un pochino da questo computer che mi sta logorando piano piano insieme a questo caldo infernale. In realtà, mentre starete vedendo questo video, probabilmente io sarò già in montagna. Detto questo, noi ci vediamo prossimo lunedì con un nuovo video, spero un po' più sostanzioso, magari faccio una piccola recensione di qualcosa che mi è rimasto giù nello studio. Non vi preoccupate che ci sarà una lenta progressione che ci accompagnerà nella nuova stagione del canale, ci saranno tante collaborazioni, nuovi progetti, recensioni a non finire. E basta. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti.